Ciao, ed eccoci qui per un video di prodotti beauty finiti. Vi dico che sulle labbra ho questa colorazione rossa dei mini rossettini di Fenty Beauty che faceva parte di un kit che si chiama. Il rossetto è della linea Fenty Icon e il rossetto si chiama, ve lo faccio vedere se riuscite a leggerlo meglio di me, la seconda riga sarebbe il nome del rossetto, giusto per farvelo vedere. Visto che ho deciso di provare anche i rossetti di Fenty Beauty e mi sembrano anche validi anche questi come colorazioni, come tenute, cioè colorazioni devono piacere, però come texture, come tenuta mi sembrano validi. Io ho due mini taglie, un rosso e un nude. Per cui mi adeguo a queste due colorazioni. Ok, partiamo con questo video di prodotti finiti beauty. Ho provato per la prima volta un patch occhi di Clio Makeup Shop. Personalmente su di me che ho una pelle matura, segnata, secco, un contorno occhi secco, non ha fatto granché. Per sicurezza ne ho preso un altro, ho fatto un altro ordine e in dispensa ho un altro patch occhi di questo tipo da riprovare. Per ora, come prima applicazione, non mi è piaciuto. Non ho visto quell'effetto di idratazione o un leggero sollievo alle zampette di gallina, alle rughette che si hanno qui. Praticamente su di me è come non l'avessi messo. Da prima che lo mettessi a dopo che l'ho tolto, non ho visto nessuna differenza che mi abbia fatto dire sì, mi piace come patch occhi. Per cui come prima applicazione, personalmente, a me non è piaciuto. Poi ho finito lo scrub corpo, questo qui della Collister. Io prendo sempre quello alla ciliegia perché è quello che mi piace di più come profumazione. Visto che di per sé ci sono di quelli che c'è scritto drenante, questo c'è scritto rassodante, io queste differenze non le noto. Per cui, visto che non noto queste differenze e io lo uso principalmente per farmi un po' di scrub e un po' di bella idratazione al corpo, visto che dentro hanno degli olietti molto validi che su di me mi trovo bene e mi lasciano la pelle bella idratata, ho deciso di prendere quello che mi piace di più come profumazione, per cui prendo sempre quello alla ciliegia. Ho finito anche la crema mani di Verushy, questa qui al cocco. Allora, come profumazione mi piace l'effetto, è una normale crema da mani. Ho un po' smesso di acquistare prodotti da Yves Rocher perché dopo aver acquistato, ancora l'anno scorso mi sembra, le palettine, quelle grandi che erano uscite da 8 cialdine, dopo non ho più acquistato niente. Ho voluto provare i doccia, ma preferisco i bagno doccia di Bottega Verde perché sono più profumati, mentre quelli di Yves Rocher hanno una profumazione più blanda, più leggera, che a me non piace molto. Per cui, come creme viso, ho provato l'Elisir Botanic e non ho visto quella idratazione che a me serve sulla mia pelle, perché se vi metto a confronto l'Elisir Botanic di Yves Rocher oppure in quello che sto utilizzando in questo momento di Givenchy della linea L'Interpore Blosso, quello che ha la profumazione di ciliegia, sto utilizzando il siero, la crema, il contorno occhi che me lo vedete anche utilizzare nei trucchi incappucciati e quello mi idrata di più. Lì vedo differenza di una texture della pelle che cambia quando metto la crema, mentre con i prodotti di Yves Rocher non vedevo nessun cambiamento, per cui sono
ci ho rinunciato a continuare ad acquistare qualcosa. Ho finito anche questi due campioncini. Allora, sono dell'Esther Lauder, della Device Night Repair, sia il contorno occhi che il famosissimo siero. Ogni tanto prendo, questo mi sembra di averlo acquistato da Sephora, che c'era un kit che vendevano sia il mini siero che il contorno occhi per 15 euro. Vi dico che queste mini taglie mi vanno molto bene da utilizzare quando sono in viaggio, perché c'è la giusta quantità per quei giorni che non ci sono. E sono quasi indecisa se come prodotto mi piace, mi trovo benissimo ad utilizzarlo, sono anni che li prendo e io li utilizzo solo di sera, mi metto sia il contorno occhi che il siero, non aggiungo nient'altro. Io mi trovo bene, mi vedo dei bei risultati di luminosità e compattezza sulla pelle. Comunque vi stavo dicendo che sono un po' indecisa se gettare via queste piccole confezioni, perché mi va sempre bene dal boccione grande trasferire il prodotto qui se ho la necessità di buttarlo in valigia. Altrimenti devo restare con l'idea, se vedo un altro kit di prodotto così piccolo, di riacquistarlo, perché sono proprio i due prodotti che mi vanno bene. Vi faccio vedere un prodotto che getto via perché si è rotto. Allora, non so cosa sia successo, è da un paio d'anni che ho questo pennello di labbra per il fondotinta, vi faccio vedere cosa è successo, si è staccato qui. Vedete che escono tutte le setole, ma non è un discorso che escano solo le setole, per cui vi viene da pensare, ci aggiungo un po' di colla, un po' di attac e reinserisco le setole. No, perché utilizzando il pennello come è messo ora, qui al centro, utilizzandolo, mi si tolgono i peli, per cui è praticamente inutilizzabile a questo punto. Non ho la più pallida idea di cosa sia successo, è la prima volta che un pennello mi fa questa fine, per cui lo getto via per questo motivo. Un'altra crema a mani che ho utilizzato è questa qui di Sephora, che è stata un omaggio. Era al profumo di anguria, vi devo dire che mi è piaciuta sia la texture, che mi piaceva come mi lasciava le mani, anche la profumazione delicata, però si sentiva molto interessante. Queste creme da mani proprio della linea Sephora. Dell'erbolario ho provato questo doccia fior di salina. Vi devo dire che mi è anche piaciuto, mi sto un po' addentrando nel mondo dell'erbolario, però vi devo dire che non sono niente male i loro prodotti da quello che sto attualmente provando, però vi devo dire che come prezzi sono più alti di Bottega Verde, per cui è un po' quella coccola per cambiare un po' di profumazioni che ogni tanto mi concedo. E ho provato, questo è un campioncino, e vi devo dire che mi è piaciuto come risultato. Un altro prodotto che ho finito, ma penso che questo qui Sephora l'abbia tolto dalla produzione, perché non l'ho trovato né via internet né in negozio, è questo barattolino che dentro c'ha sia questo qui, vedete com'è fatto, che serve per pulire i pennelli, e sia il proprio sapone per pulire i pennelli. E non l'ho più trovato, per cui in questo momento sto utilizzando un sapone di Bottega Verde con questo qui che non so come si chiami, questo qui in plastica per pulire i pennelli. Ne ho uno extra che l'avevo preso prima di prendere questo da Amazon, per cui si trovano vari tappetini per la pulizia dei pennelli. Io l'avevo preso, l'avevo un po' accantonato, perché mi trovavo bene a prendere questa saponetta tutti insieme.
Ma per il momento, visto che è sparita, sono tornata a riutilizzare il tappetino che avevo preso da Amazon con il sapone di Bottega Verde. Io di solito per lavare i pennelli prendo il sapone quello alle mandorle. Vi faccio vedere tre profumi che ho finito. Allora, di Bottega Verde ho finito Sogni Floreali. Profumo classico da utilizzare tutti i giorni, secondo me va benissimo. Poi ho finito il mio amato Chloé, questo qui da 30 ml. Ho voluto finirlo perché vedete qui la boccetta, vedete questo grigiume che si è creato. Ho preferito finire anche il profumo perché mi è venuto il dubbio che ci fosse anche qualcosa che cominciava a non andare nel profumo, per cui ho preferito finirlo. E per finire, ho voluto finire anche questo profumo perché aveva 3 anni. Era 3 anni che ce l'avevo nella dispensa, lo utilizzavo poco perché non lo sentivo troppo profumoso, troppo acceso come profumo e non ero molto portata a portarlo ad utilizzarlo per questo. Ho preso la decisione, adesso lo finisco e l'ho finito, è l'Idol di Lancôme. E vi devo dire che adesso che nell'utilizzarlo proprio per finire la boccetta, era arrivata a un punto che mi è anche piaciuto, per cui non so se in futuro lo riacquisterò o meno, perché vi devo dire, dopo un primo approccio che negli anni non riuscivo ad abituarmi alla profumazione, quando ho deciso di finire la boccetta mi sono abituata anche alla profumazione. Sapete che ha questa boccetta molto, molto slim che non si può appoggiare in piedi. Io la tenevo appoggiata, messa così, appoggiata così. Ecco, questo era come la tenevo. Comunque, ho finito anche questo profumo. Poi di bioprofumeria. Di bioprofumeria volevo farvi vedere che ho finito. Allora, la doppia detersione fatta con il burro struccante di Bios, che adesso non so se mi sbaglio, se sto dicendo una cosa per un'altra, ma mi sembra di aver sentito che questo burro struccante di Bios non lo faranno più. Non so se sia vero oppure no, però vi devo dire che a me è piaciuto come prodotto. Mi struccava, mi piaceva la profumazione, per cui se è solo un discorso che ho sentito così, cioè non lo so se la smetteranno di produrlo, perché a me come prodotto è piaciuto e lo abbinavo alla mousse di Baume, questa qui per pelli sensibili. Io questo abbinamento mi è piaciuto e sono stata soddisfatta di aver provato questi due prodotti da bioprofumeria. Poi, rimanendo sempre in bioprofumeria, sempre per la doppia detersione, ho utilizzato anche questo olio. Praticamente anche questo olio andava prima, era un olio liquido. Allora, prima andavo a massaggiarmi il viso con questo olio liquido e poi utilizzavo la mousse. Quando ho preso il burro struccante, prima mi struccavo il viso con il burro struccante, poi mettevo l'olio e poi mettevo la mousse. Questo era il percorso con cui ho utilizzato questi prodotti. L'olio, questo qui, è di natura siberica. Era anche un anti-age, questo qui. Poi, sempre di bioprofumeria, c'ho degli altri prodotti. Allora, del marchio Saponaria. Utilizzo il mascara per rinforzare le ciglia. Allora, questo mascara è trasparente così, vedete, non c'ha colore, è tipo mettere acqua. Però io alla sera me lo metto sulle ciglia, si può utilizzare sia sulle ciglia che sulle sopracciglia. Io principalmente lo utilizzo per le ciglia. Quando mi faccio la laminazione di ciglia, quei 2 o 3 giorni dopo averla fatta non me lo metto, però poi riprendo ad utilizzarlo giusto per tenere un rinforzo alle ciglia. Poi
poi una maschera ristrutturante di Namalei per i capelli. Vi devo dire che è molto interessante questa maschera. Tra questa maschera e la maschera di Olaplex numero 3, che è molto nominata, vi devo dire che non trovo granché differenza. Per cui l'ho trovata ottima anche questa. Mi lasciava i capelli belli... belli morbidi, è da utilizzare da capelli bagnati, per cui io prendevo, andavo sotto la doccia, mi bagnavo i capelli, mi mettevo questa crema, tiravo sui capelli con una pinza e mi lavavo tutto il resto e poi lavavo i capelli con lo shampoo e facevo lo balsamo e me li trovavo i capelli molto molto più morbidi. Per cui molto interessante anche questo prodotto di Namalei. Per finire, per continuare a parlare di capelli, questo è il classico shampoo di Giada che ogni tanto prendo e lo alterno all'antiforfora di Garnier. Per cui questi sono i due shampoo che utilizzo. Ho provato anche il balsamo di Giada, ma non mi ha molto convinto. Non ho visto quella gran differenza che mi desse l'idea di dire che mi piace di più di un classico balsamo, per esempio, vi mostro questo qui di Hydra Ricci. Cioè, questo lo pago 3-4 euro al supermercato, questo come vedete l'ho pagato 12 euro, però io non ho visto nessuna differenza che mi idratasse di più i capelli. Per questo discorso vi dico che io di Olaplex ho preso anche il balsamo, dovrebbe essere il numero 5 se non erro, lì sento la differenza. Quando mi metto il balsamo di Olaplex mi accorgo veramente che i capelli sono più morbidi. Questi sono balsami più andanti, li prendo principalmente questi perché costano meno, così mi basta di base che mi districhino i capelli appena lavati da andare bene a pettinarli, però come setosità non mi danno la setosità che mi dà il balsamo di Olaplex. Ultimo prodotto che vi faccio vedere è questo qui, è un doccia preso sul sito di Beauty Bay. Avevo fatto un ordine di due palette se non erro e mi aveva incuriosito il doccia. Visto che era disponibile, l'ho preso. Era il mango più cocco e vi devo dire che mi è anche piaciuto. Molto è di questo colore. Cioè, la rottura di questi doccia è che quando si utilizzano, il doccia è sparso un po' su tutto il barattolo e sembra che sia finito. Come vedete, lasciandolo fermo, si è depositato quello che ci sarebbe ancora dentro ed è di questo colore. Io vi devo dire che questo doccia non è niente male, giusto per cambiare profumazione, perché adesso non vado ad acquistare i doccia da Beauty Bay esclusivamente per prendermi i doccia. Ho avuto l'occasione di prendere dell'altro e ho deciso, ma sì, lo provo, lo metto nel carrello. Però sapete che io rimango fedele a Bottega Verde per quanto riguarda i doccia, sia come prezzo che se voglio fare la combo prezzo e una qualità di profumazione, di schiuma che mi piace. Questo è giusto stato quella sfiziosità per provare qualcosa di nuovo. Ok, vi ho fatto vedere intanto questi prodotti, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, ciao!